carcere, adesso anche grazie alle misure del 41 bis, quando questo viene disposto, riesce a limitare questi contatti, però purtroppo continuano ad esserci. Zuccaro non era al 41 bis, parlava liberamente, ma è stato intercettato. Credo che questi arresti siano molto importanti, liberino gli imprenditori, i commercianti dalla morsa delle estorsioni. Abbiamo avuto anche in questo caso finalmente imprenditori e commercianti che hanno collaborato, insieme ad altri che invece non solo non hanno collaborato, ma purtroppo intrattengono rapporti con le organizzazioni. Quindi è sempre questo, come posso dire, questa situazione non omogenea purtroppo, e che bisogna riuscire a scardinare dal basso, non soltanto attraverso gli arresti e le